Ciao a tutti, oggi ci troviamo nel Monferrato, più esattamente nel Basso Monferrato, Monferrato Casalese, e qui ci troviamo all'azienda agricola La Lavanda di Lu. Adesso vi mostro una distesa meravigliosa di lavanda. Eccola qui. La Lavanda di Lu è un'azienda agricola biologica. E per arrivarci bisogna fare un bel pezzo di strada sterrata in mezzo ai campi. Ed è così che abbiamo potuto notare un esteso campo di girasoli che ovviamente siamo andati subito a fotografare. Tra Lu e Cuccaro c'è anche una strada panoramica percorribile a piedi o in bicicletta di circa 3,5 km che conduce alle famose Big Bench. Sapete cosa sono? Si tratta di enormi panchine colorate posizionate in punti strategici, in particolare tra Piemonte e Lombardia, ma alcune anche all'estero e in altre regioni italiane. L'iniziativa, promossa da Chris Bangle, noto designer di auto, è partita nel 2010 e ora conta più di 100 panchine. È anche possibile avere un passaporto e farlo timbrare ogni volta che se ne raggiunge una. Oggi ho scelto quella color lavanda, che si trova a Cuccaro. No, 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 non è questa. Eccola qui, è decisamente più grande, ma per fortuna c'è uno scalino per salirci. A circa una ventina di chilometri troviamo un'altra installazione simpatica, quella di queste enormi matitone colorate posizionate in mezzo alle vigne. Ci troviamo a Cellamonte e queste vigne sono parte della proprietà dell'azienda agricola 5 Quinti, che poi andremo a visitare. Cellamonte, in provincia di Alessandria, è uno dei borghi più belli d'Italia e anche comune fiorito. Qui la maggior parte degli edifici è realizzata utilizzando un particolare tipo di pietra, la pietra da cantoni. In città è anche presente un ecomuseo che racconta la storia di questa pietra particolare, oggi difficilmente reperibile anche per i restauri, ma un tempo ogni comune nei dintorni aveva la sua cava. E cercando bene tra le pietre di questi edifici potrete anche trovare delle piccolissime sorprese, quali? Sono alla ricerca di piccolissime conchiglie. Già, perché una volta qui c'era il mare, si parla del Pliocene chiaramente, ma queste sono ancora chiamate le colline del mare. Eccola, trovata! Ci è venuta sete e allora andiamo subito alla cantina 5 Quinti a fare una bella degustazione di vino. Questa cantina si trova proprio in centro al paese. Si tratta dell'antico castello di Cellamonte, dove oggi cinque giovani fratelli hanno ripreso l'attività familiare nata 4 generazioni fa. Nei circa 60 ettari di vigneti sparsi in diversi comuni del territorio troviamo Barbera, Grignolino, Chardonnay, ma anche Pino Nero, Cortese e altri vitigni. Qui ci troviamo nella bellissima corte della proprietà, dove spesso organizzano eventi. Seguiteli sui social. Scendiamo poi nella cantina storica alla scoperta degli Infernot. Locali sotterranei scavati nella pietra da cantoni, tipici del Monferrato e patrimonio UNESCO dal 2014. Qui non c'è né luce né areazione. Gustiamo ora l'ottimo Mariulin, spumante metodo Charmat. Ci trasferiamo ora a Giarole, dove si trova il castello di San Nazzaro. Questo castello del 1200 è da sempre proprietà della famiglia San Nazzaro, che qui ancora ci abita, e il conte potrà anche accompagnarvi in una visita. Si racconta che tra queste mura vi sia ancora il fantasma di un pittore che qui affrescò le stanze e che morì purtroppo cadendo da un'impalcatura a metà del 1800. Per indagare le strane presenze sono stati chiamati i Legends Investigation, veri e propri investigatori del mistero che qui con i loro strumenti hanno trovato la presenza di un bambino. Pare che proprio questo bambino sia raffigurato nella chiesetta attigua di San Giacomo su una pala insieme a Santa Caterina. Chissà. Pronti a scoprire tutte queste meraviglie?